raga, qua Enex, bentornati sul canale. Ci siamo questi di nuovo, ragazzi, su Clash Royale. E quest'oggi, visto che ho notato che sta andando di moda i fidget spinner, spero di aver letto bene, che sono praticamente questi, quelli che state vedendo qua davanti. No, queste sono galline. Questi, ecco. E appunto, cercheremo di portare questa cosa su Clash Royale. Ma come faremo? Beh, ragazzi, lo possiamo scoprire subitissimamente dopo la live challenge. Perché quest'oggi, prima di tutto, dobbiamo cominciare con una velocissima live challenge e essere abilitati al proseguimento di questo ignorantissimo video. Ragazzi, quest'oggi facciamo così. Provate a lasciarmi mi piace con la punta della lingua. Ragazzi, lasciare mi piace con la punta della lingua, che tra l'altro non so neanche se è capacitiva o no. Quindi fatemelo sapere appunto con un bel pollicione. E solamente se doveste riuscire, se non c'avete la lingua, ragazzi, ve lo stesso. Ma comunque sia, se ci aveste, lasciatemi like in quel modo e commentatemi sotto con K Santa Polenta, e io saprò che voi siete riusciti a lasciare mi piace con la lingua. Senti, ma si possono mangiare le banane? Essendo una parola inglese, mi sembra giusto, insomma, d'obbligo creare un deck con le iniziali delle carte che cominciano appunto con questo. Al primo posto troviamo lei, alla FI, ragazzi, non è la FIG, purtroppo è la Fireball, ragazzi, c'è la Fireball e quindi mettiamo la Fireball. Polenta volante, quest'oggi sarà la prima carta di questo deck. Con DG, ragazzuoli, DG Dragon, insomma il grosso draghetto, occupa la seconda posizione in questo deck. Al terzo posto con lei troviamo lui, Zizu, l'Electro Wizard. Con l'ultima carta, ragazzi, T, The Log, ragazzi, il tronco, il nostro tronchetto, occupa la quarta posizione in questo deck. Come quinta carta invece troviamo SP, ragazzi, SP Spare Goblin, insomma Namechani da fitness. Alla sesta con In, ragazzi, Inferno Tower. Potevamo mettere anche l'Inferno Dragon, ma ragazzi ho preferito l'Inferno Tower per appunto rendere la cosa più bilanciata. Settima posizione con la E, ragazzuoli, Elite Barbarian, le troie cornuti, i nostri barbascabbia cornuti, quest'oggi occupano la settima posizione. Chiudendo con la R, Rage, ovvero la furia. Con queste otto carte noi formiamo la parola Fidget Spinner. Alla fine è venuto fuori anche un deck bilanciato, perché abbiamo la polenta, abbiamo il tronco, abbiamo la torre infernale, abbiamo le troie cornute che fanno bene per l'attacco. Ecco, spero solamente di non beccare contro uno Zap Bait, perché appunto non abbiamo truppa d'edificio e il barbatroie cornute, voi sapete benissimo che si distraggono molto molto facilmente. Come una patata. Ragazzuoli, spendiamo 10 gemme perché appunto è un esperimento, e gli esperimenti appunto sono costosi e noi di conseguenza dobbiamo investire queste gemme. Ragazzi, tutti con me, un pollicione, speriamo di non beccare uno Zap Bait e partiamo con un attacco. Vamos, vamos, un attacco, ragazzi, attenzione, lo troviamo, siamo contro! Siamo contro, ragazzuoli, non è un cinese, saranno vero, non è un cinese. E allora abbiamo troie cornute, abbiamo il nostro draghetto, abbiamo la polizia volante e abbiamo la furia, il nostro, la purga di Zio Fester. Ok, manda la lapidozza, ragazzuoli, forse questo è un deck mastino, spero di no, per... No, vabbè, ragazzi, noi abbiamo anche l'Inferno Tower, quindi non disperiamoci. Ragazzuoli, il draghetto arriva, ok, che è col mastino, ragazzuoli, troie cornute, e avanti con i mecciani, veloci, mecciani, veloci, 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 ragazzi, non sprechiamo altri elisir perché dobbiamo tenere portata la torre infernale, ma guardate che raspe. Dove potevo arrivare, ragazzi? Vabbè, vabbè, lasciamo stare, l'attacco è andato, non è andato a buon fine, o meglio, ho beccato tipo un mastino zappetto, una cosa di strano, ma comunque buttiamo giù la ragazzuoli, la torre infernale e coccone, ti friggiamo. Adesso speriamo che il mega sgherro non rompa le palle, basta mega rapa, ecco il pallone, ecco il pallone, fermiamo subito questo pallone, fermate il pallone, fermate quel pallone, fermatelo, ho detto di fermare quel pallone, ragazzi, guardate Zizu come ferma tutto, ragazzuoli, Zizu è bestiale, dovete andare, denti, tornate nella vostra mandibola. Ok, ragazzi, vediamo Zizu. Volevo, ragazzuoli, ero tentato se usare la furia, ma risparmiamola, risparmiamola. Poi un altro colpo, peccato, ragazzi, peccato. Comunque non si è messo per niente male, ragazzuoli, per niente male. Questo deck comincia a garbarmi. Comincia a garbarmi anche perché il drago ci fa niente da spell portatile. Quindi facciamo una cosa, io lo rimanderei volentieri in campo contro lapide e oltre. Per carità, fate voi i namecciani, ragazzuoli. Vediamo di nuovo le troie cornute all'attacco, ragazzi, 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 io sto per imprecare, ragazzi, sto per imprecare come una bestia. Ha mandato la mega rapa, mentre io mandavo le troie cornute di conseguenza. Ma guardatelo, guardatelo come lo fermiamo, ragazzi, va benissimo. Non tronchiamo questi che aspettiamo Zizu. Aspettate Zizu, 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 Zizu. Veloce, ragazzuoli, andiamolo qua, perfetto. Zizza Wizard, hai rischiato, Zizu ti prende una bella bombardata in faccia, ma ci siamo risparmiati. E gli fa fuori anche la lapide, gli fa fuori anche la lapide, la lapidozza, ragazzi, facciamo fuori Stiamecciani, marmellata di Namek, ragazzuoli, direttamente dal salmone congelato. Mandiamo il draghetto qua in mezzo a far fuori la lapidozza, veloci, così, fatela fuori, veloci, fatela fuori. Tre cornute, vai, 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 ragazzi, vogliamo anche la furia, ragazzi, fuori subito, veloci, no, ragazzi, no, non mi senti, dentacci, ragazzi, ma perché, ma porca lorda, vabbè, no, ragazzi, che culo che va la torre, ragazzi, che culo, dove stiamo, stiamo fermando subito, fermando, armatevi. Ho detto basta Namecciani, basta robe verdi, basta color vomito.
Ok. No, vabbè, raga, però è illegale. Usare la fulmine in quella maniera è illegale, ma non Jesus di zoom, di zoom, di zap, ragazzuoli, che si mette male, questo si mette male, questo si mette male, ci vuole la polenta. Ragazzi, ci vuole la polenta. Ragazzi, vedete che ogni tanto la polenta salva la vita. Ok, andiamo anche i supplementari che la cosa non si mette bene. Ok, aspettiamo che faccia quella rapidotta e poi ripartiamo col torre cornute. Vai, fai fuori, perfetto. Predictiamo il tronchetto. Dai, ragazzi, no, non va bene mai, ragazzuoli. Vai, gravatore, vai, gravatore. Bravo, 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 così, ragazzi, perfetto. No, ragazzi, non ci credo. Dai, colpo, dai, colpo. Signori, non ho fatto la torre cornuta. Ragazzi, il nostro barbatroio cornuto, il nostro barba scambia con le cose quest'oggi. Ci porta a casa la vittoria, ragazzi. È stato letteralmente un baluba questo che mi ha lasciato andare il barbatroio da solo senza buttarmi le orde, me l'avrebbe facilmente fermato. Anche basandoci unicamente sulle iniziali appunto della parola fidget spinner, ci siamo creato un deck che letteralmente può competere, ragazzi. Ovviamente comunque è un deck goliardico, non è un deck studiato apposta, per l'amor del cielo. Però ragazzi, se per funzionare, mi c'è una bella party dotto e bella corona del volo del clan. No, volo della corona, che volo del clan, che sono nemica venerdì oggi. Va bene, comunque sì, abbiamo un altro attacco. Ragazzi, sono carichissimo, ragazzi, il prossimo attacco. Demonos, ragazzi, no, siamo contro. No, cos'è, ragazzi, un nipponico, non so che lingua sia questa, ma ragazzi, comunque è quasi indescrivibile. Ma va bene, andiamo in fit, siamo alla torre infernale, abbiamo il nostro Burger di Zio Fester e il draghetto. A few moments later. Facciamo che vi taglio l'attacco e ne facciamo un altro, ragazzi. Non ho dato un colpo alla torre, ho beccato uno zabbet di quelli proprio scomodi. E difatti l'attacco è stato più noioso di vedere Platinette che si pulisce il culo. Prossimo attacco, e vediamo stavolta almeno di farlo bene, ragazzi, almeno un po' di più divertente. Vamos al secondo attacco, o meglio, il terzo attacco. E ragazzi, lo troviamo, siamo contro, ragazzi. Ho beccato anche lo jihadista. Ho beccato prima il cinciullà e adesso lo jihadi. Ragazzi, va bene. Comunque, se abbiamo Zizu, la torre infernale, abbiamo il draghetto e abbiamo appunto la rage, il nostro, insomma, la purga di Zio Fester. La purga. Ok, ragazzi, parte con Rocco, non si mette bene, va a farti in colore. Ok, ragazzi, va bene. Adesso io direi di fare una cosa, ragazzi, quasi ti porto anche con Zizu, perché dobbiamo fare l'attacco ignorante. Ragazzi, se non facciamo l'attacco ignorante, ma guardatelo, la torre infernale, questo bomba rospo deve finire male. Legna con il volente, vattene a casa, ragazzi, perfetto. Un po' di danno, ragazzuoli, volevo buttarla fuori, che peccato, andatene al diavolo. Ok, volendo, se buttavo il tronco un po' più avanti, era, guardate, ragazzi, ma non so che non abbiamo i fitness, ragazzi, noi abbiamo i fitness che sono anche, beh, fan fuori dalla principessa, grandissimi, ragazzi, veramente i fitness sono qualcosa di spettacolare. Arriva avanti, draghetto, arriva avanti, perfetto, ragazzi, mandiamo le troie, furia, ragazzi, ma quanto me lo dai, raga, volevo stuprare Gargamella, raga, battere addosso e mangiare i puffi. Puffi, adesso ti butto su Zizu, che vedi poco come ti apre la caverna fecatoia, ragazzi. Ma questo col rogo che parte a caso, ragazzi, il draghetto qua, andiamo a fermare questi namecciani schifosi. Fate fuori i namecciani, dai, i pidocchi, uccidi i pidocchi. Non mandiamo niente, perché appunto dobbiamo tenere i fitness per la principessa. Ma il draghetto da un colpo, danne un altro. Che peccato, ragazzi, che peccato. Ok, la torre infernale al 6, quindi questo non dovrebbe essere neanche tanto alto come livello. Ma diversamente da ciò, con tornado e le altre truppe di merda, non riusciamo neanche a passare. Non mandiamo i fitness a caso. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi, combiamo dall'altra parte e vediamo di fare del danno. Ragazzi, furiamo tutto, veloci, dai, che si fa del danno, no, ragazzi, il tornado, ma porca tra quanto l'odio. Ficchiamo una torre infernale qua, così la principessa almeno non becca la torre e deve su questa. Intanto deve sul fitness, ma questi sono dettagli. Non sprechiamo la polenta, io direi di mandare un tronchetto veloce, ragazzi, un tronco proprio rapido, ragazzi, tronco fast, perfetto. Mandiamo il drago qua dietro, che sicuramente ritornava con Rogue, ragazzi, ci scommettevo l'ernia, perfetto. Fanculo, danno l'abbiamo preso. Ok, direi di fare una cosa. Ok, ritorno giocativo, ma io direi di attaccare, ragazzuoli. Lasciamoli farla, guardateli come raschiano. Troia qui fitness, veloci, da ragazzi. Furia tutto, raga. Ma che epica storia, finita male. Finita malissimo. Ma ragazzi, ma veramente, ma che in... Madonna, ma perché tutti i zappetti? Se beccavo in qualsiasi altro deck ci saremmo divertiti il triplo. Invece con lo zappetto, ragazzi, è una noia assurda. Con lo zappetto è una noia assurda. L'attacco è sempre uguale. E vai, sboppa, bravo draghetto, ragazzi. Riferiamo questo. No, ragazzi, è sempre così. Logorroico. Ma va bene, ragazzi, comunque, pian pianino ci sta facendo più danni il drago che i barbari scelti. Mi sa che questa la pareggiamo. Cioè, ragazzi, sono 3 minuti di troncate di ronco. Ma andiamo, ok, ragazzi, 3 minuti, sono 6 minuti. Mamma mia, rimaniamo dietro le cornute. Dai, capite, ragazzi, attacco finale. Ormai non abbiamo niente da perdere. Molliamo sta boletta che se la becca. Che sfiga.
Ragazzi, vediamo sta partita. Pareggiamo. Abbiamo, lo dico, non abbiamo camperato. Però, ragazzi, abbiamo beccato un altro Zabbait. Questa volta però ci siamo comportati meglio, che siamo riusciti a non farci prendere la torre. Ma diversamente, purtroppo, abbiamo trovato un deck che ci deviava nel nostro stupe, non essendo ad edificio. E quindi di conseguenza più di tanto non abbiamo fatto. Ma contro il deck mastino, ragazzi, contro il deck mastino. Sciapu. Adesso comunque andiamo a ricevere la nostra bella vittoria. Oh my god, ragazzi, vittoria. Abbiamo pareggiato. Oggi abbiamo fatto comunque vittoria, sconfitta e pareggio. E niente, ragazzoli, il Fidget Spinner su Clash Royale si è comportato in maniera veramente positiva. Mi è piaciuto veramente tanto, specialmente ragazzi il drago, veramente da rivalutare. Il drago è utilissimo, specialmente come vedete, contro truppe come Tombstone, cose che veramente i barbari scelti danno un fastidio assurdo. Ragazzi, quelle delle spazze vedute. Ovviamente purtroppo contro gli Zabbait, ragazzoli, lo sapete meglio di me, è una rottura di cojones infinita. Se riuscite, scrivetemi anche sotto nei commenti, per curiosità, un deck creato con le iniziali di alcune parole. Per esempio, come abbiamo fatto con Fidget Spinner per queste, magari con qualsiasi altra parola. Insomma, formare un deck di 8 carte. E mi raccomando, ragazzuoli, perché li leggo tutti. E detto questo, io comunque chiudendo questo video, spero che vi abbiate divertito, intrattenuto per qualche minuto. Se vi piace, un bel pollicione, un commentino. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete trovare Facebook e Instagram, se volete commenti come al solito. Io vi saluto, e che dire, che è tutto. Bella lega! Yo, yo, yo. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.